Buongiorno a tutti. Allora, nella settimana nella quale si festeggiano i 90 anni della Settimana Mistica, mi sembra giusto ricordare Brighenti, Giancarlo Brighenti, un grande autore di rebus, curava anche le pagine dei rebus della Settimana Mistica, con tutti i rebus che venivano mandati dagli autori. Qualche volta ho avuto il piacere e l'onore anche che anche qualche mio gioco venga accolto nelle pagine della Settimana Mistica. Però lui è un grande, eh? Allora ricordiamoci di un suo rebus, di qualche suo rebus. Allora, il gioco che vi propongo oggi è un rebus stereoscopico. Ecco, proprio lui è stato il creatore del primo rebus stereoscopico. Ecco, viene presentato anche su questa rivista, sull'ultima settimana in Mistica, il primo rebus stereoscopico del 1958. Significa stereoscopico che necessita di verbi al passato o al futuro o il raffronto comunque di più vignette. Per esempio, questo gioco viene sempre ospitato a pagina 40. Nell'ultima settimana mistica ci sono due vignette e confrontandole vediamo che questa signora addetta alle pulizie, che si chiama F, ha fatto un danno però nel passato, perché dove c'è la lettera è il tempo presente, quindi l'ha fatto nel passato. E quindi prendete la rivista e vi lascio così la soddisfazione di trovare la soluzione. Però per vedere come funziona il meccanismo, prendiamo una rivista proprio di L'Omaggio a Briga, L'Estro e il Maestro, una rivista di rebus, tutti suoi, e risolveremo assieme questo rebus stereoscopico di quattro vignette. Allora, qua è difficile. Allora, vediamo che ci sono parecchie scenette, nelle quali ecco, dobbiamo fare la nostra attenzione su un. Porre la nostra attenzione su un. Un cosa ha fatto? Guardiamo nel passato. Lui ha versato con questo arnese, che insomma, forse individuiamo che farà parte la parola della soluzione, ha versato questa cosa. Cosa? Da un brico, forse del tè, chi lo sa, boh. L'ha fatto nel passato, quindi useremo un verbo al passato remoto. Però perché ci sono anche altre persone? Allora, vediamo, nella prima vignetta c'è uno che gioca a carte con una carta, con un asso in una tasca. Poi nella seconda vignetta abbiamo uno che pulisce il tavolo. Poi c'è uno che versa fino a riempire quest'altro contenitore, no? Fino a riempirlo. E questi qua non fanno altro poi. Quindi, se adesso nessuno fa niente, vuol dire che useremo solo verbi al passato remoto. Ed è curiosa anche così la costruzione della frase, perché diremo 2, 4, 5, 5, 2, 4. E spezzettando diversamente avremo la soluzione 2938. Allora, un è il soggetto, no? Perché non ci sono altre lettere, quindi mi viene da dire subito un come prima parola. Un. Adesso io devo farmi delle domande e poi c'è la risposta finale. Allora, la risposta è quello che ha fatto questo benedetto soggetto, un. Però prima mi chiedo, perché c'è il paragone, se ha fatto qualcos'altro. Per esempio, qui c'è uno che aveva una carta in una tasca, quindi ha barato. Allora mi chiederò se un 4 barò. Devo mettere i verbi fatti da questi altri, perché sennò non avrebbe avuto senso inserirli. Questo ha pulito. Però vedi che devo farmi una domanda di 5 lettere col punto di domanda, non una parola di 5. Allora, questo ha nettato. Nettò? Punto di domanda. Questo ha riempito. Allora la domanda è se un colmò? Risposta 2,4. No, 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 non ha né barato né nettato né colmato. Quindi no è la risposta. No, scusate. No. Virgola. Cosa ha fatto? Ha colato, quindi colò.
Ed ecco la soluzione. Un baronetto col monocolo. Un barò? Netò? Colmò? No, no. Lui colò. E quindi un baronetto col monocolo. Vedete che effettivamente necessitava di tre vignette al passato, questo gioco, e una al presente per farsi capire che queste, nel presente non succede niente, per farsi capire che queste azioni si sono svolte tutte nel passato. Un baronetto col monocolo, bellissimo rebus. Grazie, Briga. E apprezzeremo quando leggeremo il tuo nome vicino a un gioco, apprezzeremo il tuo lavoro, sicuro. Ciao a tutti.